Ok, se riuscite a fare la prima catena, la vedo qua sopra. Molto bene. Non puoi trattenere la mia furia. Qui siamo tornati, giusto? Sì. È stato un bel viaggio, che ogni volta che fai il giro è... bisogna capire esattamente dove andare. Basta vedere bene, poi tutto è un po' più semplice, diciamo. Oh, no, 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 non voglio vedere lì. Non mi sono caduti. Vabbè, andiamo al prossimo, deve stare là sopra. Mi sembrano tutte quelle, stiamo piano così. E arriviamo fino alla fine. È un bisogno di, diciamo, di farli combattere come pensava. Allora, io... anche se può anche evitare di combattere. Questo modo è come Ares, confusionario, no, pericoloso ed è da sistemare. Che cos'è esattamente che ti dà tanto fastidio di Ares? È solo che volevo di più. Scatena guerre, si lancia a capofitto. È così caotico, ogni volta che qualcuno lo invoca impazzisce. Non butta mai la spazzatura, anche se Hera glielo chiede 3 volte. Ma ormai ci ho fatto l'abitudine, ci scherziamo su. Magari fa tutte queste cose, tranne l'ultima, perché vuole fare colpo su suo padre. Vuole che lo prendi sul serio. Non pensa mai ai danni che la sua sete di sangue procura agli altri. È come se non crescesse mai. Dicono che l'imitazione è la più sincera delle adulazioni. La più sincera delle adulazioni è rapire qualcuno per poter stare un po' da soli. Chiedilo a Ganimede. Che maledetto che è. Allora, coprendo queste, possono viaggiare. Come vai con te, con altri? C'è il rischio che ogni volta che voi combattete, insomma, è... come dire, non succede la mia cosa. Andiamo qua sopra, se è possibile. Dove sta? Mi sa, non l'altro direttamente. Perché sei andato lì così lontano? No, perché? Perché stati qui? Lancia, lasciamo lanciare. Non c'è da dare, ma è là sotto. Ok. No! Cosa sta facendo? Mi sembra che voglia morire forse oggi. Vabbè. Vieni qua. Sì. Lanciamo lontano il possibile. Ok. No, dove vai? Torna qui! Cretino, stavo scherzando! Così non riusciamo a lanciare. Ma avremo un appoggio se ce la facciamo arrivare. Non lo so, io per sicurezza non lo fa più. Okay. Niente. Proviamoci. Proviamoci, arrivaci. Ecco, brava! Bravissimo, abbiamo fatto, ragazzi. Che cadere è brutto cadere. Fare puff. E poi rifà tutto a zero. Noi ci prendiamo un po' di... vabbè, sulla salvatore prima faccio questo. Un po' di vita. E dobbiamo arrivare. Dobbiamo arrivare là di fronte. Ok. Ora mi sembra di andare a quella parte di fronte. Sempre 3. Qui. Ok. Da questa parte. Dovremmo farcela così. Almeno penso. Tac, fatto. Come on.
Degli dèi deve essere scatenata!
Immagini la voglia di guerra che sento crescere in me! Ha ha!
Puoi trattenermi per sempre, tifone! Ha!
Tifone verrà travolto dalla mia furia! Una volta spezzate le catene, la statua grottesca sembrava chiamare il suo nome. Oh, finalmente la storia si fa interessante!
come immaginavo, dobbiamo affrontare il cotto l'emergenza. Però ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sono solo una volta che mi aspettavo non so come evitare l'attacco rotolante alla fine della fase, basta spostare prima 2-3 volte già quello non ti pigliava più. Comunque, ce l'abbiamo fatta. Adesso che con lei non servono più, quindi sono solo andato avanti a prenderci la nostra fume Zeus. Aspetta. Non so, sembra che manchi qualcosa, è che non ho preso qui l'anima di coso. Bah, vediamo. Ah, era lì l'essenza, io vedo solo i fumi di Zeus, ma qualcuno ha rubato, ma chi è che ha rubato l'essenza di Ares? Questo qualche eroe traviato da Tifone. Ehi, mi senti? Mi manda Ares a recuperare la sua essenza! Per gli dei, chi era quel ladro? Spero che Ares sappia cosa fare. Se Ligirone non fosse stato pietrificato, avrebbe già ottenuto quell'essenza e probabilmente anche una medaglia. Datti da fare, Phoenix. Vabbè ragazzi, penso che forse di questo farò due video. Faremo la prima parte in cui incontriamo Ares e la parte in cui risolveremo gli enigmi dentro il tarto. Quindi invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. Se non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifiche nei video che usciranno. E vi ricordo che se mi su Twitch per fare live e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere più sul mio lavoro. Detto questo ragazzi, al prossimo episodio, la vostra Terry Pass Cure.